Se avevate dei fondati motivi per rimpiangerlo, ascoltando questo servizio se ne aggiungerà un altro, e sostanzioso. In una recente intervista al New York Times, Barack Obama ha raccontato il suo rapporto con la scrittura e con i libri, svelando particolari inconsueti per un capo di Stato. Come la grande inclinazione per scrivere storie brevi che annotava ogni giorno da giovane nel suo diario personale. Scrivere le storie degli altri mi aiutava, e ancora mi aiuta, dice, a capire una cosa fondamentale. Se ascolti e ti appunti le storie degli altri e riesci a trovare ciò che è sacro in questi racconti, allora sarai in grado di costruire con gli altri una relazione valida e che dura. Ed erano storie di outsider, personaggi ai margini o in crisi personale, come un pastore in dubbio nella sua vocazione o un pubblicitario in pensione che aveva perso il gusto della vita. Scrivere, e di conseguenza, ma forse prima ancora leggere, è per l'ormai ex presidente degli Stati Uniti un antidoto all'attuale abuso dei social network, dove, spiega, si urla e si strepita e soprattutto ci si riferisce sempre e soltanto a persone che la pensano allo stesso modo, per sentirci rafforzati nelle nostre convinzioni. Le parole profonde di un testo, invece, sono ponti che uniscono e che aiutano a costruirci una personalità più completa e aperta al confronto con l'altro. Obama parla anche dei suoi modelli e dei suoi autori preferiti. Si parte con Shakespeare per arrivare ai contemporanei Saul Bellow e Philip Roth. Ma, a sorpresa, c'è anche un autore di fantascienza, il cinese Liu Cixin, vincitore nel 2015 del premio Hugo, il Nobel del genere. Un lettore, Obama, quindi, che vuole conoscere talmente bene gli autori contemporanei da invitarli a pranzo, come ha fatto di recente con Dave Eggers e Zadie Smith. Chi saranno ora gli invitati di Mr. Trump?